È un momento difficile per la scuola, tante le criticità da affrontare e risolvere. Ci sono, pensate, parecchi insegnanti che nella stessa classe hanno a che fare con studenti in presenza e studenti in DAD. Il segretario regionale della SNALS, Carlo Frascari. Per i docenti è un compito improbo. Esattamente così. Questa della didattica, chiamiamola mista, cioè una parte della classe che è presente e una parte che è a casa perché o è malato di Covid o è in quarantena, insomma bene. Quindi significa che ci sono delle discrasie didattiche. Noi sentiamo come sindacato molti insegnanti che veramente sono allo stremo. In queste condizioni, francamente, la didattica è diventata drammatica. Cioè, la soluzione secondo me? Allora, noi sappiamo bene che le ASL stanno facendo il massimo, ma ormai il tracciamento è saltato, non ce la fanno, il problema è questo. C'è stato un esempio di alcuni comuni, e cito quello di Chieti, che è il più grande insomma in Abruzzo, che ha fatto questa scelta, che per qualche giorno ha sospeso completamente le lezioni. Perché? Per cercare di riallineare un attimo i tracciamenti, per cercare di fare maggior numero di vaccinazioni presso i ragazzi, i bambini e i ragazzi, per cercare appunto di sanificare le scuole, insomma di rimettere la macchina in linea. Vogliamo invitare i comuni, i sindaci, di fare questo tipo di scelta, cioè per alcuni giorni si sospende per cercare di rimettere un po' in ordine le questioni sanitarie. Ci sono famiglie che non sanno come gestire il doppio alunno, cioè quello che sta a casa perché è in didattica, è quello che deve andare a scuola. Dentro le scuole ci sono docenti che stanno facendo in realtà gli infermieri, diciamo la verità, perché insomma devono occuparsi di tutte queste questioni. E per non parlare della grande, diciamo così, tragedia dei dirigenti scolastici a cui è stato buttato addosso un sistema sanitario che non è il loro compito. È un protocollo troppo farraginoso, complesso e che alla fine insomma sta lasciando le scuole in una situazione drammatica.